Andiamo ad Alessandria, lo facciamo con Alexale e lo facciamo con Valentina. Benvenuta sulla Radio del Piemonte, ciao Vale, come stai? Ma ciao Francesca, sto abbastanza bene, visto la stagione, un po' di malanni stagionali, però ce la facciamo. Ecco, anche tu con questi malanni, mannaggia, hanno colpito tutti, non risparmia nessuno. Invece con te ripassiamo la storia, lo facciamo con Alexala, dico bene, cosa succede? Esatto, sì, ripassiamo la storia, ma la ripassiamo in maniera divertente. Abbiamo una mostra bellissima da proporvi per il ponte dell'8 dicembre e non solo. Domani inaugura infatti ad Alessandria Palazzo Cutica questa bellissima mostra di Guido Crepax, l'illustratore che tutti conosciamo per la celeberrima Valentina, a cui io propriamente tentato di assomigliare con un caschetto nero, ma questa è un'altra storia. Però ecco, di lui non sappiamo che una delle sue grandi passioni erano le battaglie storiche. Battaglie storiche che lui riproduceva su carta, facendo proprio come farebbero i bambini, dei soldatini, per poi fare la riproduzione di una battaglia. No, ma che bello! Esatto, una di queste battaglie è proprio quella del nostro territorio, la famosa battaglia di Marengo. Noi abbiamo tutti gli anni la rievocazione della battaglia di Marengo. Certo. E una delle riproduzioni di Crepax rappresenta proprio la battaglia di Marengo e l'abbiamo ospitata a Palazzo Cuttica insieme ad altre riproduzioni di altre battaglie, c'è la battaglia di Trafalgar, la battaglia di Waterloo, eccetera, eccetera. Quindi davvero una mostra super carina. Molto molto originale, che vi dà l'occasione di conoscere un'altra risvolto del lavoro artistico di Crepax. E poi soprattutto ti dà l'occasione di studiare la storia in maniera bella e divertente, perché poi torni a casa e ti viene voglia di riprodurli anche tu, questi omini, no? È bello, secondo me. Può essere anche una cosa carina da fare, prenderò spunto, lo farò per Natale con i miei bambini in famiglia, faremo la riproduzione della battaglia di Marengo. Mi sembra giusto. Inaugura domani, quindi da domani si potrà vedere, dico bene? Esatto, sì, da domani potete venirla a vedere a Palazzo Cuttica d'Alessandria. E allora, grazie Valentina, grazie come sempre Alexala per queste belle chicche che ci regalate ogni giovedì. Alla prossima settimana, ciao! Ciao! GRP